5G, la rete e le rane. Cosa faresti se ti restasse solo un giorno da vivere in questo mondo? Lo passeresti con le persone che ami? O viaggeresti fino agli angoli più remoti della Terra per vedere quante più meraviglie possibili? Oppure mangeresti solo cioccolato? Riusciresti a scusarti per tutti gli errori che hai fatto? Troveresti il coraggio per affrontare quelli che non hai mai avuto il coraggio di affrontare? Diresti alla persona che più ti piace che l'hai sempre amata segretamente? Perché aspettiamo fino all'ultimo minuto per fare le cose che dovremmo e che avremmo dovuto fare da sempre? Questa citazione è di Jodi Picoult. Grazie di essere su questo canale, è un piacere sapere che seguite Canal 104 Plus. Vi ho appena letto la citazione perché tutti abbiamo la propensione di procrastinare sempre quello che sarebbe bene fare. Cosa aspettiamo per mettere in moto e migliorare la nostra esistenza? Non si sa. Col pensiero sappiamo cosa sarebbe giusto fare, ma mettiamo da parte qualsiasi buon proposito, meglio progetto, anziché renderlo vero il progetto. Troviamo sempre, meglio ci inventiamo sempre barriere e limitazioni che ci impediscono di intraprendere qualsiasi nuova strada da percorrere. Sapete perché? Perché accettiamo il mondo in cui viviamo, anche se non è quello che ci piace. Eppure, se osserviamo il sistema che giorno dopo giorno ci controlla sempre di più, sappiamo benissimo che è un sistema di schiavitù, che riesce a mettere in atto i suoi dogmi, le sue regole online da remoto, da parecchi anni e ci lega ogni giorno di più attraverso la rete. Si chiama rete. Avete visto il video La rete by Dino dell'8 marzo 2022? Lì spiego e riassumo meglio cosa significa. Noi pensiamo che non è poi così brutto il mondo e andiamo avanti. Andiamo avanti dove? Non facciamo nulla mentre il regime avanza rapidamente, invadendoci ogni giorno di più, in punta di piedi col suo sistema totalitario. Nonostante abbiamo vissuto situazioni veramente ostili, gravi, crude, false negli ultimi anni, il sistema arranca, distraendoci sempre di più per farci dimenticare che è un sistema marcio e che sta in piedi grazie ad esseri marci, senza sentimenti, desiderosi solo di far carriera, di arricchire ed esaltarsi per godere della notorietà, della celebrità o per posti di comando immeritati o per venerazione da parte di illusi seguaci credenti della pseudo-felicità diffusa dagli influencer pagati dal sistema stesso per incantare le masse. Chi ha fatto o fa approfondimenti sa di cosa sto parlando, come ad esempio Tavistock, storia della propaganda, del controllo mentale di massa e manipolazione segreta della società, che trovate su Canal 104 Plus Telegram in data 22 gennaio 2024. Se ancora non avete affrontato realmente quello che sta succedendo e che non si vede con gli occhi, è arrivato il momento di scoprirlo. Sempre attraverso il prezioso indice alfabetico con più di 3.000 voci, è bene documentarsi sul PDF 5G libro di ricerca con oltre 400 pagine pubblicato nel 2019. Per i più intrepidi c'è 5G playlist completa che vi porta sulla piattaforma libera Brighton. Stiamo vivendo un momento storico veramente strano perché l'attenzione ai social è arrivata ad un picco incredibile dove ci scaraventano addosso un sacco di fake, tanto che cadono nella rete anche i più attenti, magari postando dei falsi, come ho fatto anch'io, solo per essermi fidato di chi mi ha girato la news senza controllare. Detto questo, prima documentatevi su cosa è veramente il 5G, a dispetto di quello che trovate sul web. Ieri, 23 gennaio 2024, Luca di Canal 104 Plus Telegram ha postato sul canale «Innalzamento dei limiti elettromagnetici nelle città». Da 5G libro di ricerca vi leggo il trafiletto a pagina 145. Sono passati 5 anni. Valori limiti arbitrari e unità di misura inventate ad hoc, l'irradiazione dei manichini da parte dei tecnici dell'ICNIRP, ICNIRP, acronimo di International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, è un organismo non governativo formalmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
con questi campi elettromagnetici fatta separatamente ad alte e basse frequenze, ha sottolineato Orio, ha permesso loro di definire in acuto e solo per gli effetti termici dei limiti 61 volt per metro, ben più alti di quelli attualmente presenti in Italia per l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, cioè dei 6 volt per metro per i campi di alta frequenza, come quelli a varie radiofrequenze delle stazioni radio base o nelle microonde dei Wi-Fi. Torniamo al post di Luca di Canal 104+. Lo scorso settembre 2023 in Italia è stato approvato l'emendamento del disegno di legge che consente l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. I valori passano dagli attuali 6 volt per metro a 15. Piano piano facciamo la fine della rana bollita. Il 5G è l'internet delle cose, è la fine dei giochi del nuovo ordine mondiale. Dobbiamo spegnere tutto e tornare a vivere nella natura, non con le inutili regole delle procedure, ma a contatto con le leggi naturali. Adesso! Il primo canale YouTube di Notinelli ha cambiato veste e nome rinnovandosi in Canal 104+. Il secondo canale è sempre e rimane sempre con lo stesso nome, Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del prezioso indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, perché oltre ad essere costantemente aggiornato, all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che, per ovvie ragioni delle linee guida del regime, non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro Il Risveglio è sempre in pronta consegna, a colori solo nel formato ebook, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104+ Telegram, dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato e buone cose a tutti e tutte.